Parliamo adesso di Azione Cattolica e abbiamo qui l'assistente diocesano di Azione Cattolica Ragazzi, che Ragazzi, Don Pasquale Pio Di Fiori. Benvenuto. novità. Allora, questo è argomento tuo, ci sei dentro completamente da diverso tempo comunque, anche se diciamo adesso li segui più da vicino, però un po' tutti siamo cresciuti con l'Azione Cattolica. Sì, specialmente con quella dei ragazzi, io sono stato Sì. ragazzo d'Azione Cattolica, poi Anche educatore tu di sei Azione stato Cattolica. ragazzo? Sì, non si direbbe, però Infatti, anch'io sono stato ragazzo, sì. secondo noi avevi già una Decenni fa, maturità ben decenni matura. fa. Eh sì. Allora, lo scorso 22 settembre a Manfredonia, quindi qui stiamo parlando della diocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, ma è un tema che riguarda tutta la Chiesa universale perché l'Azione Cattolica è ben posizionata nel territorio, In vero, tutto come il territorio associazione. italiano, sì, e funziona Funziona bene, bene. grazie a Un Dio. desiderio del nostro precedente pastore, Monsignor Michele Castoro, era quello di vederla, l'Azione Cattolica, di vederla in tutte le In parrocchie. tutte le Così non parrocchie, è sì. Beh, perché probabilmente manca qualcosa, manca cosa, per esempio, per sensibilità quando non c'è. pastorale, per opportunità, anche per una certa storia della stessa parrocchia. Può In esserci alcune, altro, può esserci insomma. altro, sì, può esserci altro, però anche nel nostro territorio l'Azione Cattolica è ben radicata e lavora, lavora. Eh sì, e noi stiamo vedendo nel frattempo alcune immagini di questa giornata che stavamo dicendo, si è svolta a Manfredonia, un convegno formativo Unitario, unitario sì. dal titolo L'avete fatto a me, che poi è una frase del Vangelo di Matteo. Sì, quest'anno meditiamo, anzi ci è stata consegnata dall'associazione questa pericope evangelica di Matteo 25, la famosa scena del giudizio universale, quando il Signore dividerà alla sua destra e alla sua sinistra le capre dalle pecore e lì dirà il suo giudizio sulla storia e anche il giudizio singolo su ciascuno, se avranno fatto il bene oppure no. Ecco, lo avrete fatto a me. È un grande senso di responsabilità che il Signore ci consegna per mezzo delle indicazioni dell'Azione Cattolica Italiana, perché tutte le volte che noi compiamo il bene, lo compiamo verso, non solo verso il discepolo del Signore, ma verso il Signore stesso, perché sotto le sembianze dell'altro c'è il volto di Dio da scoprire e da aiutare nei momenti di difficoltà. Sarà proprio l'aiuto che avremo dato o non avremo dato il discrimine per la nostra salvezza oppure no. Ecco, qualcuno diceva, Dio non ci chiederà quante volte sei andato a messa, ma quanto bene hai Quanto fatto bene abbiamo fatto, sì. all'altro. E intanto ascoltiamo il primo contributo che abbiamo previsto per questa parte. Mi piacerebbe anche pizzicare i due termini azione cattolica. Insomma, come uno è il sostantivo e azione, l'altro è l'aggettivo. Quindi dobbiamo sempre mettere la parte concreta nel sostantivo, quindi azione. Aristotele si domandava, c'è prima l'atto o la potenza? C'è prima l'uovo o la gallina? La conclusione era che c'era prima l'atto, prima la gallina dell'uovo. E lo stesso San Tommaso ne dà le motivazioni, perché dal punto di vista razionale, dicevano loro, non è possibile giustificare razionalmente la creazione dal nulla. Quello è un atto di fede. È una rivelazione. Non potremo mai dire se c'è creazione. Dal punto di vista razionale, dice San Tommaso, prendendolo da Aristotele. Quindi ci deve essere prima l'atto della potenza, la gallina dell'uovo. E con l'azione e il vostro essere, o c'è dinamica, o mettete in funzione la dinamica di cui siete. Cuore, anima, mente, braccia, o non siete voi stessi. E in questa dinamica è mettere in atto quanto Papa Francesco dall'inizio del suo pontificato ci sta ripetendo in Evangelii Gaudium, che è una continua sottolineatura. Dobbiamo aprire processi, preoccuparci di più
del mettere in atto, del far iniziare relazioni e processi, che conservare. Lo ha detto anche ieri, continuo a ripetere, insomma, tante volte le strutture diventano un peso. Ecco, e trasformiamo allora la chiesa in un museo, mentre, oppure adoriamo, ecco, le ceneri invece di alimentare il fuoco. Ecco, a noi, ecco, come Azione Cattolica, questo aspetto è parte della stessa identità: mettere in azione, aprire dinamiche, sviluppare processi. Dove arriveranno? Non lo sappiamo, ma se non si incomincia, se non si dà il passo, sappiamo dove siamo. Stiamo fermi, il mondo va avanti, non si evangelizza, tradiamo il Vangelo. E poi c'è l'aggettivo, c'è il cattolico, l'abbiamo visto anche questa mattina, che normalmente, credo, quando è nata come associazione cattolica, voleva far riferimento essenzialmente alla Chiesa Cattolica. Ma che cosa vuol dire Chiesa Cattolica? Vuol dire universale, vuol dire di tutti, vuol dire l'apertura a tutti, vuol dire una dinamica che non ha paura di nessuno, è aperta a tutti, a tutte le dimensioni. Quindi la vocazione dinamica dell'Azione Cattolica è l'universalità. L'universalità verso le persone più diverse, verso le culture, verso gli ambienti più diversi, direi anche verso le modalità, gli strumenti da attivare. Ecco, non aver paura, l'universalità è la nostra qualità, è la qualità dell'Azione Cattolica, perché è la qualità della Chiesa. Bene, una caratteristica proprio di questo movimento, l'universalità. Poi, se vogliamo, insomma, ci sono tanti settori, a partire dai ragazzi, gli adulti, i giovani, gli studenti, i lavoratori. È veramente universale l'azione cattolica, ed è veramente cattolica, come diceva prima. Ed è veramente in azione. L'azione precede la potenza, come prima diceva il nostro Vescovo, ed è veramente rivolta a tutti. Quest'anno il tema che ci è stato consegnato è quello che ricalca un po' l'extra large, quindi richiama l'Azione Cattolica come casa di tutti, come casa per tutti. Questo diventa azione, non fazione cattolica. La fazione è sempre qualcosa di molto stretto. Padre Franco ci diceva che a volte le strutture possono diventare un peso, ed è veramente così quando ci viene la tentazione in cui cadiamo di far coincidere tutta la realtà con le quattro mura all'interno delle quali noi abitiamo. Non dobbiamo mai cadere in questa trappola, altrimenti rischiamo di stare fermi, di non muoverci e quindi di non essere azione, ma di diventare, ahimè, fazione. Bello questa differenza che hai posto in evidenza. È vero che se metti due ragazzi, uno di Azione Cattolica e uno senza, diciamo, senza appartenenza, ti accorgi della differenza? Un po' sì. Un po' si vede. Perché l'Azione Cattolica forma alla cittadinanza, forma alla liturgia. Per esempio, io lo vedo in Azione Cattolica ragazzi, dove la vita va insieme, cioè la vita personale va insieme alla vita comunitaria e quindi alla vita ecclesiale, quindi c'è questo triangolo all'interno del quale ogni ragazzo si muove per crescere, per fiorire. Allora, parlavamo di puntata motivazionale, con il versetto di Matteo, l'avete fatto a me, ci viene anche ben chiarito da Padre Franco Moscone. Ascoltiamo un altro brevissimo stralcio. Ho detto che l'Azione Cattolica è l'asino su cui, ecco, Gesù entra in Gerusalemme. Ebbene, il contesto entro cui viene posto Matteo 25 inizia proprio al capitolo 21 con l'asinello su cui sale Gesù per entrare in Gerusalemme. E quindi direi che i capitoli dal 21 al 28, con il centro del 25 e con l'asinello di inizio, ecco, siano i capitoli propri
dell'azione cattolica. Se è questo asino, allora quindi parla di noi, parla di noi associati, parla di noi. Parla di noi. Don Pasquale, cos'è che ti ha colpito di più? Anche dell'incontro del giorno prima, perché c'è stata una responsabile dell'Azione Cattolica. Sì, una responsabile nazionale, Monica Del Vecchio, che ci ha parlato un po' di questa, come dicevo prima, di questo carattere extra large dell'Azione Cattolica come una maglia a maglie larghe, no? Quindi capace di accogliere veramente tutti senza discriminazioni, senza differenze. Poi era interessante il richiamo di Padre Franco quando parlava dell'Azione Cattolica come una sorta di asino che porta i pesi, quindi è capace anche di portare anche delle persone, quindi con la loro storia, con le loro difficoltà. Poi per esempio l'asinello è il simbolo del MSAC, quindi del Movimento Studenti. Che abbiamo conosciuto di Azione Cattolica. Quindi un po' richiama questa realtà da Soma. Soma è il peso che si deve portare, non solo il peso della responsabilità che come porzione bella di Chiesa l'Azione Cattolica ha nei confronti della Chiesa italiana, ma anche come una sorta di responsabilità che la nostra associazione ha nei confronti delle persone stesse che vi aderiscono, perché non ci possiamo sottrarre più a questo compito educativo. Ecco, parliamo tanto di educare, di portare fuori il bello che c'è nelle persone, di plasmare le loro potenzialità, di fare in modo che esse vengano espresse nella migliore forma possibile. L'Azione Cattolica nel suo modo migliore, sì, per mettersi in prima linea a tutto questo. Si interessa davvero a tutti, quindi se vi manca una tessera, non di squadra o di partito, ma di appartenenza nel senso buono del termine, ecco, questo potrebbe essere un motivo per far parte dell'Azione Cattolica. C'è quella di Azione Cattolica, non deve mancare. Allora, una bella giornata, ovviamente i frutti poi si raccoglieranno, l'anno è appena cominciato, quindi magari avremo modo anche di parlare ancora di Azione Cattolica, di questo movimento che interessa tutti, dal più piccolo, da 0 a 99 anni. Tutti abbiamo avuto a che fare una volta nella vita con l'Azione Cattolica. O l'abbiamo vista così per strada, sfilare, in corteo, manifestazioni, è una bella realtà questa. Allora, finisce così la nostra puntata, abbiamo dedicato spazio ovviamente ai tanti amici che ritornano ogni volta, ogni domenica in fuori programma, abbiamo dato spazio anche a una bella realtà della Chiesa e abbiamo dato spazio anche al nostro buongiorno, alla nostra positività, sperando che arrivi anche a casa. Allora, buona domenica in famiglia, Don Pasquale, buona domenica in famiglia a tutti voi che ci seguite. Buona domenica a tutti. Una domenica extra large, universale, bella, cattolica. Da famiglia allargata, quella che ci piace.